Marmellata di pere, edugrafia e studio. Un chilo di pere, 400 g di zucchero, un cucchiaio di liquore, di fragola o rum, succo di limone e scorza. Eccoci qua, mettete circa un chilo di pere, circa, e dopo praticamente sbucciate, lavate, tagliate a pezzettini, mettete un po' di limone, mi raccomando, buccia di limone, limone, quello che volete, ecco, e mescolate. Poi ci mettete un cucchiaino di rum o, come io, un liquore, ad esempio la fragola rossa. Eccolo qua. Io ho quello che ho in casa, come vi dico sempre. Per ogni chilo vanno 400 g di zucchero. Voi potete anche stare un po' indietro se volete. Eccolo qua. E poi accendete a fuoco basso finché si scioglie. Mentre aspettate, sterilizzate dei contenitori in un pentolame, portandoli a bollore ovviamente. Una volta che il zucchero si sarà sciolto, alzate la fiamma e lasciate lì per circa 40 minuti, col coperchio ovviamente. Intanto i nostri vasetti stanno andando in ebollizione e dovete lasciarli per circa 30 minuti. Di solito si mette anche uno strofinaccio dentro per non farli sbattere, ma io ce ne ho pochi, quindi ne ho messi solo due e una pentola d'asparago, tra l'altro. E quindi ce la posso fare lo stesso, ecco. E allora lasciate lì per 40 minuti il tutto praticamente insieme. Poi adesso spegnete il fuoco sia dei barattoli e di qua lo spegnete e vedete che si è caramellato, ecco. Adesso frullate con un frullatore in immersione. Ecco qui. Allora poi dovete fare la prova del 9, no? Dovete vedere se cola. Adesso io lo faccio, farò andare ancora un po'. Però la marmellata non dovrebbe far fatica a cadere, ecco. Allora lì sapete che è pronta e potete metterla nei vasetti, che adesso li prendete intanto fuori, li capovolgete, li lasciate raffreddare e poi ci mettete la marmellata dentro e li mettete a testa in giù. Eccoli qui, sono a testa in giù adesso li lasciate raffreddare e dopo, se volete ulteriormente prolungarli per altri mesi, li fate pastorizzare sempre nell'acqua per fare in modo che durano 6, diciamo 8 mesi, ecco. E una volta aperti vanno conservati in frigo per 3 giorni consumati, ecco. E che cosa dire? Buona marmellata da Edugrafia e Studio. Ciao, alla prossima!